Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Questa foto è stata scattata da un uomo di nome Alex durante una passeggiata nel bosco con la sua famiglia. Sulla foto vengono mostrate queste due ragazzine sedute su di una roccia mentre si fanno fotografare dal padre. Alex rivede la foto e nota un particolare davvero spaventoso. Una strana sagoma completamente nera rimane impressa sulla foto, vicino alle due ragazzine che ignare continuano a sorridere e a scherzare. Un uomo di nome Joseph stava percorrendo una strada di campagna quando all'improvviso nota un uomo a terra. Joseph tenta di prestare soccorso all'uomo, ma avvicinandosi nota uno strano essere completamente nero che sembra che stia aggredendo l'uomo a terra. Il filmato è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Mira. No te pases de lanza. ¿Estás viendo? Sí. Mira. Ahí lo tiene Naomi. Mira. Mira. No mames, mira. Ve. No mames, ve. ¿Ve eso? Mames, eso está bien cabrón. No manches, pa. No. Mira. Ay, Dios mío. Dios mío. No, no te pases. Ay, no, de lanza. No. Mira. No. Ve. Ay, Dios mío, ve. No manches, ve. Mira. Ay, Dios mío de mi vida. No te pases de lanza, ve. La bestia. ¿Qué es esa madre? Mira. ¿Cómo le está haciendo Naomi? No. Hay que pasarle por encima. Le pasaría por encima, pero. Pero está el señor ahí. Señor. No te pases. Miren. Il video seguente è stato ripreso da una famiglia e mostra quello che sembra essere un alieno che si affaccia alla finestra della casa di questa famiglia per poi fuggire via. Il video è davvero incredibile, ma andiamo a guardare il documento. Il prossimo video mostra qualcosa di veramente strano. Questa ragazza viene ripresa dalla telecamera di un amico. Sembra che ad un certo punto qualcosa scompaia dietro i suoi capelli. Esistono molte applicazioni che vengono utilizzate per modificare il proprio viso in modo tale da renderlo quasi irriconoscibile. Sembra che queste applicazioni riescano a riconoscere un viso umano. La cosa strana è che si dice che queste applicazioni riescano a captare anche il viso di alcuni spiriti. Questo è ciò che è successo a questa mamma con i suoi due figli mentre utilizzavano una di queste applicazioni. La stessa applicazione modifica il viso di un qualcosa di invisibile che in quel momento è presente in quella stanza. Il filmato è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Thank you.
Un uomo che vive in Spagna, di nome Garil González, racconta che un suo parente, mentre scavava una buca in giardino, si imbatté in una strana statuetta. L'uomo decise di prendere la statua e di portarla in casa sua. Da quel giorno incominciarono ad accadere molte cose strane. Il filmato è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Estamos aquí, mi flaca y yo acostados. Se oyen muy feo los perros. Estoy bien asustado. Ay, en la madre. Amor. Amor, amor. Amor. Jesse. Jesse, no hay. Manches, son las 3 de la mañana. Estamos aquí, mi flaca y yo acostados. Se oyen muy feo los perros. Estoy bien asustado. Ay, en la madre. Amor. 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 Jesse. E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!